questo dire in fondo è Adam, è l'umanità, che però in fondo assume questo significato maschile, l'uomo, l'essere umano, e dunque è una figura genitoriale materna vista da San Francesco come rappresentazione della creazione che Dio ha dato. E dunque, se la terra è madre, se la terra è donna, vuol dire che porta con sé dei tratti di fragilità, e che adesso stiamo vedendo forse. Questa domanda non l'avevamo, esatto, non l'avevamo concordata. Ma sì, quindi ha bisogno di qualcuno che dia la vita per che muoia per lei, no? Quindi che l'uomo, inteso come umanità, sappia vincere il proprio egoismo, e quindi che è il punto cruciale, no, del modo maschile di porsi rispetto alle risorse, rispetto alle donne, diciamo, la modalità maschile. Ferita dal peccato originale è il dominio, lo sfruttamento a volte violento, comunque insomma usare la forza, è questo il punto su cui l'uomo si deve convertire, e la maternità della madre, appunto della natura, è accoglienza, è fare spazio e sì, appunto, è dare la vita. Questo tema del maschile e femminile mi ha fatto riflettere, anche leggendo, anche il Papa ha ripetuto che si è persa la capacità tra i due sessi di rapportarsi tra di loro, perché appunto si è, adesso non lo ritrovo, però c'è, perché cita se stesso in realtà in quell'udienza in cui disse appunto che si era persa la capacità tra i due sessi di rapportarsi tra di loro, e quindi di accogliere la differenza come una ricchezza. E quindi anche tutte le problematiche oggi all'ordine del giorno appunto la differenza di genere e di sesso, e insomma tutto il dibattito che avete sicuramente sentito, significa una difficoltà di rapportarsi. Io penso che sia, mi sembra evidente, io penso che bisogna riscoprire di nuovo l'alleanza, come anche come l'uomo deve riscoprire l'alleanza con Dio per la cura del creato, anche i due sessi devono riscoprire questa alleanza che si è sicuramente rotta, si è rotta ontologicamente nel giardino dell'Eden, ma si è rotta anche in particolare nell'ultimo secolo, diciamo, no? Quando questa guerra tra i due sessi è diventata proprio esplicita. E poi la fermo io eventualmente. Questo è un tema interessante, perché abbiamo tutti, come dire, familiarità con la rappresentazione simbolica o sapienziale di questo giardino nel quale poi l'essere umano in fondo perde la comunione con la madre terra, perché il peccato crea divisione non solo tra uomo e donna, uomo e Dio, ma anche, come dice Papa Francesco, in un intero capitolo, con la creazione stessa. Ma se forse può spiegare questo concetto del Novecento come il luogo dove l'alleanza si è infratta, si è addirittura continuato ad infrangere. Sì. No, sicuramente nel corso dei secoli la ferita maschile e femminile si era incarnata, aveva, diciamo, prodotto, poi molto generalizzando, un modo di rapportarsi tra i due sessi, per cui sicuramente è vero che la donna, almeno nella vita pubblica, ha subito il dominio maschile, e in qualche modo, in qualche caso, in qualche contesto, insomma, generalizzando, diciamo, è stata tolta la libertà di essere se stessa, di esprimersi, e alla ricerca di uno sguardo su di sé, che è quello poi che più di tutto desidera la donna, cioè la donna ha bisogno di qualcuno che la guardi e le dica che è bella, fondamentalmente. Tra l'altro, l'altro ieri ho visto una mostra bellissima sulla, si chiama L'ultima creatura, ed è lo sguardo di Dio sulle donne, le grandi donne della Bibbia, e c'era
la creazione viene fatta separando, e quindi tutto il discorso della differenza come ricchezza al buio e dalla luce. Sì, sì, poi parleremo anche della biodiversità. E come l'ultima cosa ad essere stata creata, l'ultima creatura appunto ad essere stata creata è stata la donna, proprio perché l'uomo aveva bisogno di un chiarimento, cioè di qualcuno che gli dicesse da che parte guardare, che è un po', credo, la chiamata femminile anche nella vita della coppia, cioè la donna è chiamata in modo speciale ad aiutare l'uomo a guardare verso il bene, la bellezza possibile. Questo quadro del Veronese, c'è Adamo che dorme, ironia però, nel buio, e Dio che guarda Eva con uno sguardo veramente innamorato, gli scosta i capelli dalla fronte, l'abbraccia, insomma,